Mi trovo a Cannalonga presso la chiesa di Santa Maria Assunta in occasione della Santa Messa in Cena Domini, Messa del Giovedì Santo. Si continuano le attività della parrocchia di Cannalonga come anche nel restante Cilento. Il Giovedì Santo è il primo giorno del Sacro Triduo Pasquale, il primo giorno in cui vengono rievocati gli avvenimenti della Passione di Gesù. Il Giovedì Santo rievoca l'ultima cena, l'istituzione del sacerdozio, ed è una cosa bellissima perché si ricordano tutti quanti gli avvenimenti e le tradizioni di una volta. La confraternita di Sant'Oribbio, in occasione del Giovedì Santo, usa distribuire il pane a tutti i cittadini di Cannalonga. E questo è il sacerdote che consegna prima ai più piccoli il pane benedetto e poi a tutta la popolazione, ed è una cosa bella mantenere questa tradizione che l'hanno iniziata i nostri avi. Diamo appuntamento per la processione che qui a Cannalonga si terrà in orario tardo a partire dalle 20, quindi di notte, come era tradizione anche con le torce. È una delle processioni più seguite di Cannalonga, da quello che si può carpire un po' dalle tradizioni. Sì, è vero, è la processione che il popolo di Cannalonga sente di più. C'è una partecipazione corale, un religioso silenzio e raccoglimento alla processione del Venerdì Santo. Viene fatta all'imbrunire, quasi col buio, viene consegnata a ogni cittadino che partecipa alla processione una candela accesa, e vengono percorsi tutte le vie del paese recitando la Via Crucis con le varie stazioni.